Questa mattina, passando, diciamo, vicino alla via Ninni Cassarà, intorno alla sede della caserma dei carabinieri, abbiamo avuto modo di notare un dispiegamento di forze dell'ordine, soprattutto appunto carabinieri, una cinquantina di carabinieri che si trovavano in quelle che sono le palazzine, le famose case popolari della zona del Mercatino, che tra le altre cose, insieme con vigili urbani e con operai dell'Enel, appunto entravano all'interno delle abitazioni, sicuramente alla ricerca di allacci abusivi. Non abbiamo numeri perché c'è un'operazione, una vasta operazione ancora in corsa, ma ci sono, diciamo, diverse denunce fatte appunto per furto di energia elettrica e tra le altre cose per, a quanto pare, i vigili urbani hanno scoperto l'occupazione abusiva di alcuni alloggi popolari. Quindi questa occupazione abusiva comporterà lo sgombero in questa ondata, diciamo così, massiccia da parte dei carabinieri nel territorio. Ha creato anche momenti di tensione. Abbiamo avuto modo di sapere che ci sono stati diversi residenti che hanno un po' reagito, qualcuno si voleva buttare sotto i camion perché c'era anche la presenza dei mezzi della Dusty, perché lì in quella zona, chi conosce, diciamo, quella zona, sa che c'è una vera e propria discarica abusiva di materiale ferroso che a quanto pare è stato sequestrato su ordine dell'autorità giudiziaria e che verrà ovviamente tutta la zona bonificata per ristabilire quello che è e che deve essere un certo modo di comportarsi e senza che ci siano sacche di illegalità nella zona. Si può anche fare il ferraiolo, ma si può fare anche in regola, diciamo, senza necessità di fare, diciamo, queste discariche a cielo aperto all'interno del territorio comunale. Quindi c'è reati ambientali, c'è l'inquinamento ambientale, ci sono reati e denunce di furto di energia elettrica, ci sono reati contro il patrimonio, si sta accertando se ci sono oggetti provenienti da furto, c'è questa occupazione abusiva di alloggi popolari, c'è verifiche ancora da parte dell'Enel per il furto di energia elettrica, quindi c'è un controllo massiccio. I carabinieri in questi giorni, in questi 20 giorni, hanno fatto, parliamo ovviamente dei carabinieri guidati dal capitano Mario Petrosino, dei carabinieri della compagnia di Partinico, con ovviamente, diciamo, massicce operazioni nel territorio, non dimenticando proprio quella di ieri sulla questione prostituzione su un paese qui vicino. Quindi c'è questo serrato controllo che sta cercando di riportare all'interno del territorio e del comprensorio appunto della compagnia sulla retta via, ecco, ci fa anche rima, cercando di le attività, ripeto ancora una volta, le attività si possono fare, ma si devono svolgere nella maniera legale e quindi vogliamo per esempio ricordare anche il recente controllo fatto su attività produttive a Borgo Parrini. Quindi è un controllo mirato alla messa in regola. Ecco, mettiamoci in testa di metterci all'interno di un binario e si può benissimamente, come si dice dalle nostre parti, buscare suo pane.